venite avanti guardando per terra, camminate dritti, Stefano le braccia per piacere, dritti, dritti, al vostro posto sull'altare, Davide qua, Giosuè ti fermi al centro, Stefano dall'altra parte. Adesso Giosuè mi fai vedere il tuo libolo, come lo teniamo. No, per l'amor di Dio, vieni. Ti sembra di tenerlo così il tuo ribolo? Un colpetto, un passetto. Ti fa ridere? Bene, adesso ce lo fai vedere tu. Vieni avanti, ci fai vedere tu come si usa, se sei così bravo. Ecco, vedi? Che non lo sai? Via, a cambiarvi ragazzi, siamo stanchi, ci vediamo domani. Michele, sei tornato? Sì. Tutto bene? Sì, sì. L'università? Grazie. Tutto a posto, grazie. Scusa, ma i ragazzini mi fanno impazzire. Qua sembra che tutti stiano a fare un piacere a me, però lo sai che le prove sono domani? Sì, sì, lo so, infatti ero venuto per dirle una cosa. Che è successo? No, niente di grave. Volevo dirle che io avrei un amico di Bologna che fa l'attore, quindi potrebbe darci una mano con le letture. Fate l'università insieme? Sì, 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 facciamo lettere insieme. Bene, e si fermerebbe fino a domenica? Sì, gliel'ho chiesto io. Oh, che gentile, bene. Allora, ci vediamo domani alle prove. Va bene. Grazie, arrivederci. Prego, ciao caro. Quindi per questo mi è qualcosa? Sì, io direi di vestirci tutti di nero. Uh-huh. E per la bara invece come facciamo? Ma la bara non c'è, viene proprio fuori dalla porta del sepolcro. Facciamo ma un sepolcro la bara qua. Ma chi la costruisce? Io. Ah, tu? Sì. E poi la dipingiamo insieme? Fate liceo artistico. Vabbè, c'è un No, tu fai Lazzaro, tu è carino. Buongiorno ragazzi, cosa state leggendo? Il copione per la recita di San Lazzaro. Copione? Sì, quello che ha scritto Claudio. Chi è? Il figlio della Marta? No, credo che sia l'amico di Michele che viene da Bologna, giusto? Sì, Claudio. Che bel ragazzo. Posso avere una copia? Sì, certo. Noi di solito però facciamo una lettura a più voci del Vangelo. Ah, già che c'è. Sepolcro bianco su cui si proiettano crisalidi, simbolo di rinascita, di nuova vita, e tutto questo durante la messa? No, prima. Scusa, ma digli dei vestiti bianchi. Allora, io direi, visto che i ragazzi sono a lutto, li vestirei di nero. Ma poi tutti di nero non è un po' triste? Poi la metamorfosi dei bruchi non è un miracolo. Vabbè, ma interessante. Sì, ma non è proprio così. La resurrezione è più tornare se stessi. Non è che si cambia. Poi la crisalide non è che sia sta cosa nuova, eh? Ma a voi ragazzi piace? Sì, 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 sì. Se proprio ci credete, fatela così. Don Walter? Oh, Sara, come sta andando? Tutto a posto. E senta, ha chiesto Claudio se può venire alle 2 per finire il sepolcro. Sì, digli pure che venga. Comunque è molto carino. Ma secondo lei è gay? Mm? Cosa? Dicevo se Claudio è gay. Ma non me ne sono accorto. Vabbè, comunque speriamo che non lo sia. Speriamo. Cari amici, abbiamo qui in diretta la veggente Katia che ci trasmette il messaggio della Regina della Pace. Ciao Padre Gianni, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Cari figli, oggi vi invito affinché le vostre preghiere siano tanto forti da aprire il cuore del mio amato figlio Gesù. Pregate, figlioli, senza sosta. Ragazzi, guardate che è aperto. Buonasera, Don Walter. Dove? Ho portato anche Michele, mi dà una mano. Venite. Sera, Don. Quindi io che faccio, vi aiuto?
Ragazzi, penso che qui bisogna diluire. Vado a prendere una bottiglia d'acqua. Ieri è successa una cosa. Mm. Mi hanno chiesto di aiutarli a dipingere il sepolcro. Sono uscito un attimo mentre rientravo. Li ho visti in mezzo alla chiesa che ballavano, si strusciavano con movenze effeminate e poi si sono baciati. Ma davanti a tutti? No, ci mancherebbe. E allora, Walter? Vuoi essere proprio tu a discriminare? In che senso, scusa? Ma tu che sei stato sempre così moderno, sensibile. Don Walter? Oh, buonasera, Sara. Come procedono queste prove? Siamo quasi pronti, stiamo sistemando l'audio. Pure l'audio? Sì, c'è una canzone di Kylie Minogue. No, Kylie Minogue non credo proprio. Don Walter, ma quanti volte regge la chiesa? Perché io ho giunto sei fari, non vorrei che poi saltasse tutto. Claudio, scusa, puoi venire un attimo, ti devo parlare. Sì. Mi dica. Io, Claudio, credo che il ruolo di Cristo non sia per nulla adatto a te. In che senso, scusi? Con la tua personalità forse non è il caso. Perché com'è la mia personalità? Sei esuberante, sei così disinvolto. Disinvolto? Poi credo che qualcuno potrebbe giudicare. Giudicare cosa? Poi voglio dire, lei non è disinvolto? Io credo proprio che non sia il caso. Ma la recita è stasera. Guardi che non ho mica un cartello in fronte con scritto disinvolto mentre recito. Don Walter. Michele, ci è rimasto molto male Claudio? Ho fatto un casino. Forse non avrei dovuto portare Claudio. Ma ha fatto anche un sacco di cose. Forse anche troppe. Ma a te piace questo spettacolo? Deve piacere a lei. Deve piacere a Dio. Aspettami in chiesa, ci vediamo dopo. Walter, va tutto bene? Marina, ma la corona di spine cosa c'entra con Lazzaro? Non lo so. Siamo pronti? Sara, che ci dici? Siamo quasi
Oh, Aurora? Ce lo fai un sorrisino, Aurora? Oh, sei carina. Oh, ragazzi. Cosa ti serve? Pronti? Sembra proprio Gesù. No, sono una casa di scusi. Ma raga, andiamo, andiamo. Sei tipo... Ma raga, andiamo, andiamo. Silenzio. Va bene, va bene. Occhio, non spegni, spegni sta cosa. Occhio, non spegni sta cosa. Voglio un jump.